si mantiene la possibilità anche per i potentati, non solo, comunque di continuare a ricevere magari delle sanzioni, ma non rispettare poi quelle che sono le regole. E, diciamo, ho visto che si sono un po' levati gli scudi crociati proprio su questi emendamenti qua, non certo sui tanti e numerosi emendamenti invece che abbiamo presentato contenuti rispetto ad esempio all'efficientamento delle risorse, a cercare di risparmiare risorse, eccetera. Ne sono stati presentati tanti, tutti puntualmente bocciati, altri sono stati accolti e siamo contenti assolutamente di questo. Però concordo con chi prima di me invece ha detto che dal momento che il codice ambientale è stato un elemento centrale di battaglia anche delle opposizioni della scorsa legislatura, ci aspettavamo degli interventi in più su questo codice che andassero da una parte a favorire il risparmio piuttosto che l'ulteriore consumo, e di questo invece ci dispiace, e la possibilità di incidere in maniera diretta da parte del nuovo governo sugli interessi, appunto sulle risorse. Tutto questo non lo abbiamo visto, perciò abbiamo semplicemente lavorato per cercare di portarlo all'aula, un qualcosa che sinceramente pensavamo che il governo portasse già. Mi dispiace che questo venga vissuto come una forma per infastidire l'aula, mi dispiace che l'aula sia infastidita nel parlare di risorse, di risparmio e di possibilità di incidere su questi potentati, e noi invece continueremo a infastidire l'aula, perché crediamo che questo invece sia un dovere dell'aula, parlare nel tecnico e nei contenuti, non nel tecnico perché noi non siamo tecnici, però nei contenuti, entrando appunto nei contenuti di ogni singola cosa. Invece qui mi sembra ci sia ancora molta superficialità. Comunque continuiamo e, ripeto, mettiamo in votazione, perché non si tratta di un emendamento ideologico, ma della possibilità di intervenire, di passare da dire al fare. Oggi c'è, fino a ieri non c'era, lo dicevate voi, se volete fare l'opportunità c'è.